Giusy Ferreri. Grazie Franco, buonasera a tutti, che bellissima accoglienza, grazie. Volevo chiederti, cosa ti ricordi del CPM di quella volta quando tu ci arrivavi in pullman? Cioè, arrivavano con dei pullman neri. Sì, ci proteggevano anche perché era la primissima edizione e nessuno di noi sapeva poi cosa sarebbe successo poi fuori. Era una curiosità un po' per tutti, così anche per loro riuscire a mantenerci vergini all'interno, diciamo, di quel tipo di esperienza. E devo dire, è molto divertente perché quando noi venivamo al CPM era un momento di sfogo, di divertimento. Avevamo modo anche di incontrare un sacco di ragazzi, dei musicisti, gli allievi vostri, per cui per noi era anche un momento di leggera perdizione, se così si può dire, di confronto anche, soprattutto, perché insomma incontrare anche i vostri allievi è sempre stato un grandissimo piacere. Allora, io so che la tua anima rock, sì, però è sempre lì che spinge, sei una specie di alien dentro che sì, ti mordicchia. Un no? Mostriciato. C'è un mostriciato che però ti piace da matti e ti riconosci tanto. E so che adesso hai fatto un progetto che si chiama The Bloom. Sì, è vero, proprio oggi, che è il 28 giugno, è uscito questo album nuovo, di un progetto nuovo, faccio parte di una band, ci chiamiamo Bloom, e tra l'altro all'interno di questa band c'è una vostra ex allieva, si è diplomata a pieni voti al CPM, della Roberta Raschellà. Dappertutto sì, sono i nostri ragazzi. E siamo, guarda, è un progetto di ricerca, di suono, lo volevo fortemente, appunto siamo alternative rock, io mi diverto a scrivere i testi e le melodie e loro compongono queste musiche decisamente molto ricercate su delle sonorità alternative rock. Allora, la tua voce è tanto amata, è stata tanto apprezzata dagli italiani e anche la tua simpatia, la tua sincerità nel portarcela, per cui noi siamo davvero tanto contenti. Noi abbiamo di fronte tanti genitori. Grazie. Qua che sono venuti, molti hanno i loro figli che hanno visto stasera cantare su questo palcoscenico e si chiedono giustamente, ma domani come sarà? Cioè c'è sempre questa domanda, no? sui musicisti di domani, perché il mondo cambia velocemente. Questa frenesia di voler guardare avanti alla fine crea davvero tante apprensioni. Cosa direste ai genitori che sono qui rispetto alla possibilità dei loro figli di lavorare e di, soprattutto alla di là di lavorare, ma di togliersi la soddisfazione di fare il mestiere che amano? Tutto è sempre decisamente molto ciclico, qualsiasi cosa, un po' come le mode, soprattutto anche la musica, perché se pensiamo, per esempio, prima abbiamo accennato al rock e ci ricordiamo appunto di un momento molto glorioso a livello internazionale del rock negli anni 70, c'è stato un ritorno del rock molto glorioso anche negli anni 90 e di conseguenza se oggi noi pensiamo alla musica come, è vero, livello di sperimentazione forse anche più elettronica e meno suonata, io penso che invece bisognerebbe tantissimo adoperarsi sullo strumento musicale, oltre che la voce, per me lo strumento è la mia voce, però io penso quanto sia una salvezza al giorno d'oggi poter appassionarsi ad uno strumento musicale, far sì che questo strumento possa essere il miglior compagno di vita. La musica crea sempre un grandissimo legame e unisce le persone, incuriosisce, porta effettivamente delle grandissime energie positive e questa è la cosa fondamentale. E poi appunto, come dicevo prima, sono certa che ritornerà un momento, un periodo ciclico dove
ancora si sentirà fortemente questa voglia di fare musica suonata. È una cosa che io ho cercato, per esempio, anche di proteggere sempre nel mio percorso artistico, non a caso appunto adesso, diciamo, completamente fuori moda da quelle che sono le esigenze effettivamente discografiche, non a caso ho pensato a questo progetto super suonato, super ricercato. Ma questi signori importanti li conosco benissimo, tra l'altro è vero, ho avuto modo di condividere appunto anche con Corrado nel 2011 e mi aveva prodotto dei brani molto importanti, Il mare immenso, il primo brano che portai a Sanremo, l'ho raggiunto nel suo studio a San Francisco, e poi Déjà Vu, un bellissimo brano che scrisse per me Enrico Ruggeri, e poi il dottor Franco Fussi che si adopera, diciamo, della cura delle voci, delle corde vocali di tanti artisti, nonché anche della mia. E insomma, per cui un messaggio di incoraggiamento ai genitori che seguono i loro figli, hanno visto questa sera tutto quello che hanno imparato, di essere fieri, perché è la cosa più bella, soprattutto il grande orgoglio che finalmente ci siano dei ragazzi che abbiano voglia di appassionarsi, di studiare, di legarsi a qualcosa che, se anche è vero la musica è un'attitudine ad oggi, pensare anche di poter riuscire a realizzare qualcosa, io l'ho realizzato all'età di 29 anni. Oddio, facevo un sacco di esperienze sin da ragazzina, perché mi piaceva cantare già ai concorsi canori da quando avevo 8 anni, e poi le prime rock band dai 14 anni in su. E però poi alla fine è arrivato qualcosa di più importante, se così vogliamo dire la popolarità, se poi è importante o meno non lo so, però insomma diciamo che la realizzazione è arrivata dai 29 anni in su, per cui siate fiduciosi, sicuramente fanno un percorso importante. Grazie.